Ciao a tutti da Valeria, oggi parliamo di Johnny Depp e il suo nuovo film, Mordecai. Aspettatemi lì, vi dico tutto dopo il video. Blanca Vasquez. Nome in codice? Miss San Antonio. Sarò il tuo contatto per la durata della missione. Se hai un problema fai un fischio e io ti sussurro all'orecchio chi, come, quando, cosa e perché. Me entiendes? Cerca di non farti distrarre dal décolleté e dalla lacca. Fanno parte della copertura. Il concorso mi tiene vicino al confine e questi vestiti non sono affatto male. E la tua pace nel mondo? Fanculo la pace nel mondo. Carabina M4 a lungo raggio, mirino reflex, calcio in micropolimeri e grilletto custom. Tanto veloce da inchiodare un coniglio sui pattini. Nel caso, ovviamente, ti capitasse di beccare un coniglio sui pattini. Oppure il mio preferito, il maxi rampino. Si allunga fino a 30 metri, ottimo per dare grattatina in posti molto lontani. Preferisco questo. Mi piace il tuo stile low tech. Ma questo non taglia solo la canna da zucchero. Diciamo che è un coltellino svizzero in versione macete. Lionsgate e Odlot Entertainment hanno appena annunciato l'inizio delle riprese di Mordecai, il nuovo thriller diretto da David Koepp. Nel cast, accanto a Johnny Depp, ci sono due grandi nomi come Ewan McGregor e Gwyneth Paltrow. Confermati anche Paul Bettany e Olivia Munn. Ispirato al romanzo The Great Mordecai Mustache Mystery di Cyril Bonfiglioli, la pellicola vede Depp nei panni di Charles Mordecai, un gentiluomo mercante d'arte che si diletta così ogni tanto ad essere un criminale nel tempo libero. Pronto a girare il mondo armato del suo savoir-faire per scovare un dipinto rubato. La leggenda vuole che il quadro contenga i codici di un conto in banca in cui sono depositate le ricchezze dei nazisti. Quindi se volete vedere Johnny Depp biondo sul set, beh, prenotate il primo volo per Londra dove sono iniziate le riprese. Questa era la notizia di oggi. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al nostro canale YouTube per restare naturalmente sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!